Un patto tra regione e comuni per realizzare in Calabria una digitalizzazione che migliori la qualità dei servizi ai cittadini e colmi il gap con altri territori d'Italia. Questo è l'obiettivo dell'incontro presieduto dall'assessore regionale alla transazione digitale Filippo Pietropaolo, che ha illustrato ai sindaci la strategia digitale della Giunta Occhiuto e anche le risorse in campo, 200 milioni di fondi stanziati direttamente dalla regione, più gli investimenti legati al bando PNRR come quello da 660 milioni vinto dalla TIM per coprire con la fibra ottica in Calabria oltre 1 milione di numeri civici e 800 scuole ancora sprovviste del servizio. L'accesso a tutte le informazioni che i comuni hanno disponibili per i cittadini devono essere possibili attraverso strumenti innovativi che passino dai device oggi in circolazione, che sono i telefonini in primo luogo, ma anche normali applicativi sui computer. Cosa che oggi ancora i nostri comuni non tutti riescono a svolgere. I grandi comuni calabresi si sono attrezzati, sono già più avanti, ma noi dobbiamo fare un'operazione anche per i piccoli comuni. I servizi sono innumerevoli, sono tutti i servizi che i cittadini oggi, dall'anagrafe alla ricerca di un dato su un'abitazione, quindi la parte urbanistica, no? Gli archivi urbanistici. Io lì ho intenzione di fare anche un bando, un avviso rivolto ai comuni, soprattutto ai piccoli comuni, per dematerializzare definitivamente tutta la parte cartacea dell'urbanistica, perché nei comuni ormai gran parte delle attività sono già digitalizzate, anche se non sono erogate in maniera corretta nei confronti dei cittadini. C'è ancora una parte degli archivi, quelli dell'urbanistica e dei lavori pubblici, che ancora è cartacea, per cui noi lì dovremmo fare uno sforzo in più, e questo lo farà la Regione con i comuni, per digitalizzare anche queste attività in maniera che i cittadini le possano usufruire anche in quel caso in maniera digitale, da remoto. È ovvio che ci vuole uno sforzo comune, e quindi lo scopo dell'incontro è quello di noi dire quello che abbiamo intenzione di fare come Regione, ma anche attivare un percorso bidirezionale nei confronti dei comuni, fare in modo che anche i comuni ci segnalino le loro esigenze, in maniera tale che tra i fondi messi a disposizione dal PNRR, del Dipartimento Nazionale, e i nostri, riusciamo a completare questo progetto, e abbiamo una sfida davanti fino al 2026 molto molto importante.